L'ultima frammenti di Esculapio di questa bellissima rivista che è Prometeo. Di che malattia sei? Discutiamo delle cure. Scenari mondiali e interpretazioni sul futuro della medicina. Inutile, Stefano Cagliano, un medico è abituato ad affrontare con chiarezza queste cose, medico che io ho conosciuto a suo tempo, e adesso vorrei concludere. Avevo qui da leggere qualche pagina di questo testo, che è tra i più importanti e pochissimi, cioè è un testo che si conosce molto perché se ne parla molto, nessuno l'ha mai letto, è di Thomas Kuhn, La struttura delle rivoluzioni scientifiche, dove spiega come sono i meccanismi, qual è il paradigma che viene a cambiare, no? Quando c'è la rivoluzione. La rivoluzione non è mai informativa, la rivoluzione è comunicativa, cioè incomincia a cambiare mentalità e cambiando mentalità arrivi a diverse conclusioni. E ricordavo, l'ho letto anche l'altro giorno quando ho fatto quel video ariano, e ricordavo che uno diceva, noi parliamo di Copernico, ma per oltre un secolo e mezzo di Copernico, che aveva della teoria di Copernico, ancora è vero che c'era lo spavento perché a Giordano Bruno l'avevano bruciato, ma la maggior parte degli scienziati, non della popolazione, non importerà mai nulla, ma la maggior parte degli scienziati del Copernico non sapeva proprio niente. Quello che oggi noi troviamo normale, banale, all'epoca, e poi la stampa c'era e girava, solo che girava soprattutto la Bibbia, capito? La faccia di quelli che c'è per Dio dal tempo che non a allora, caso, non a caso girava la Bibbia. Sì. Allora, io leggo tre o quattro di queste slides che sono molto belle. Il privilegio di appartenere a due mondi, abbracciare con un'anima sola due età, come la caduta e l'estinzione del superbo impero austriaco, crogiolo di luoghi, etnie e popoli diversi e centro di valori solidi e unificanti, o la decadenza di Roma, che è nato e cresciuto tra gli anni 50 e 60 e ha vissuto l'erosione alla fine dell'universo tradizionale e a cavallo tra due età, due mondi, due civiltà. Siamo testimoni di eventi unici, epocali, irripetibili, del polverizzarsi e frantumarsi di una civiltà, del nascere della nuova. Nella lingua di Ippocrate il termine crisis indica il momento conclusivo della raccolta del grano maturo. Ricordiamocene bene queste cose. L'uso della parola crisi, che è positivo e non negativo, è cambiato, è il cambiamento del senso, dell'accezione, del significato della parola crisi, è indicativo del fatto che ci sono delle proiezioni in senso negativo e non in senso positivo. Se la maggioranza delle persone interpreta la parola crisi come qualcosa di negativo, è che noi siamo portati a ragionare in termini negativi, non in termini di costruzione positiva di una nuova realtà sociale. Il momento culminante di un evento vitale come la mietitura. Con l'adolescenza, la crisi puberale, premessa di giovinezza e di una maturità consapevole e responsabile. Nella società in cui viviamo il termine crisi si coniuga al negativo, ecco quello che c'è scritto, crisi della finanza, crisi dell'economia, crisi del lavoro, crisi della politica, crisi dell'etica. Nel mondo sociosanitario la crisi si collega alla tecnologia sempre più approfondita, alla realtà fisiopatologica della malattia, comportante un distanziamento relazionale crescente dalla realtà umana e sociale dei singoli malati. Guardate quanto è importante questo concetto. Il trionfo della tecnomedicina, con i suoi benefici a vantaggio dell'umanità, determina, accanto alla fiducia di molti, l'insoddisfazione di quanti ritengono che oggi la medicina ha acquistato in tecnologia quel che ha perduto in umanità relazionale. La trasformazione antropologia in atto. La tecnologia è davvero scienza? La medicina è davvero scienza? Scienza e tecnologia non sono sinonimi.
La prima tenta di decifrare la complessità del reale, la seconda è un mezzo che tende ad autoalimentarsi, a comportarsi come se disponesse di una volontà autonoma, indipendente da quella degli esseri umani, e diventa a sua volta magia. Gli esseri umani la adoperano, ma nel momento stesso in cui viene impiegata, retroagisce sull'uomo e lo trasforma. È la genesi di Homo Technologicus, è il ritorno al desiderio di ogni scienza, che si traduce in pretesa di ogni potenza. In tutto questo è il desiderio di controllo. Attraverso la tecnologia cerchiamo di arginare sul piano psicologico qualcosa al di fuori della nostra portata. In questa volontà di controllo la grandissima fragilità. E direi che con questo è una questione conclusiva. Ho parlato, ho letto questo intervento di Krishnamurti e voglio ricordare, visto che qui c'è l'amico Valdo Cavallaro, le molte chiacchierate, non chiacchierate, le molti convegni che abbiamo fatto dedicati alla scienza e sapienza, un dissidio da ricomporre, che è appunto quello che dice qui Krishnamurti, al castello di Bergina, educare al mestiere di vivere, 16, 17, 18 settembre 2016. Grazie dell'ascolto, arrivederci a tutti.